Benvenuti amici di Android Blog, l'unboxing di LG G3, scatola davvero molto interessante per questo attesissimo top di gamma. Andiamo a vedere cosa contiene e le caratteristiche tecniche. Andiamo dunque ad aprire questa confezione che ve la mostro ancora una volta per farvi vedere quanto è bella. Andiamo ad aprire semplicemente sfilando la parte superiore. Qui ovviamente il device che tiene tutta la parte superiore della confezione, lo andiamo a spostare un attimo, poi lo riprenderemo a breve. Subito indicazioni delle funzioni particolari di questo LG, solleviamo anche questo separatore. Non ci sono le cuffie auricolari in questa confezione di test, in realtà nella confezione italiana di vendita troverete le ottime Quad Beat che abbiamo imparato a conoscere anche alla presentazione di Milano di LG, qui un po' di carta con cui era impacchettato il telefono. Troviamo poi il caricatore con plug USB condiviso da 1,8 A e il cavo dati USB micro USB, oltre ovviamente alla manualistica davvero molto molto rapida. Rimuoviamo la confezione, riprendiamo il nostro G3. Vi parlo subito di dimensioni: sono 146,3 x 74,6 x 8,9 mm di spessore per un peso, nonostante le dimensioni, di soli 149 grammi. Andiamo un po' a vedere com'è fatto. Sul frontale abbiamo la capsula auricolare, sensore di luminosità, prossimità, la camera frontale da 2,1 megapixel e il LED di stato e notifica. Molto ridotta la cornice superiore, sotto nulla come LG ci ha abituato, ovviamente lati puliti anche destro e sinistro. Superiormente abbiamo il sensore infrarossi per l'uso come telecomando, poi nella recensione rimuoverò anche questa plastica che rovina un po' l'estetica. Il secondo microfono per la soppressione dei rumori. Inferiormente abbiamo il jack da 3,5 per le cuffie, il microfono principale e il jack da micro USB. Posteriormente abbiamo qui la capsula auricolare spostata sul posteriore perché è di potenza aumentata. Qua i tre tasti ormai tipici di LG, integrati molto bene nella scocca dello smartphone: accensione, spegnimento, blocco, sblocco e i due tasti del volume. La camera principale da 13 megapixel con doppio flash LED bicromatico e stabilizzatore ottico, oltre ovviamente all'autofocus. Qui il LED per la messa, il LED, scusate, il laser per la messa a fuoco laser, novità di questo LG G3. Andiamo a rimuovere la cover posteriore facendo leva su questo incavo posto qui in basso a destra. Andiamo ad aprirlo, molto buona la costruzione, davvero difficile andare a rimuovere la cover. Qui il chip per l'NFC, vi faccio vedere anche quant'è lo spessore della parte posteriore. Batteria da 3000 mAh, formato standard, non più a scalino. Qui lo slot per la micro SIM inferiormente e micro SD che va ad espandere i 16 o 32 giga di memoria, messa qua sopra, e praticamente nient'altro per quanto riguarda l'interno dello smartphone, che quindi andiamo a richiudere. Io intanto vi parlo di processore. Il processore che muove questo G3 è un Qualcomm Snapdragon 801 quad core da 2,5 GHz con GPU Adreno 330, affiancato a 2/3 GB di RAM che sono rispettivamente per la versione da 16 o da 32 GB di memoria. Il display che si sta andando ad illuminare è un'unità da ben 5,5 pollici con risoluzione Quad HD 1440 x 2560 pixel per una densità di pixel mai vista di 534 ppi. Per quanto riguarda la parte radio, troviamo 4 bande GSM, 4 bande HSPA, l'LTE a 150 megabit per secondo. Ho dimenticato di dirvi che l'espansione di memoria arriva fino a 128 giga. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, troviamo ovviamente il GPS con GLONASS, accelerometro, giroscopio, come detto, sensori di luminosità e prossimità.
La possibilità della ricarica wireless, scusate, il wifi ABGN AC, quindi dual band, e il Bluetooth 4.0. Queste le caratteristiche principali di LG G3, che si prospetta uno smartphone davvero molto molto interessante. E io vi do appuntamento tra qualche giorno per la recensione, lo stresseremo davvero ben bene. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.